Con Andrea Segre, regista del film Molecole, presentato a Venezia 77, ora disponibile in streaming su Zalab dal 15 dicembre 2020. Andrea, ben trovato. Ciao a tutti. Beh, Come lo presenteresti questo film? è un film che non sapevo sarebbe esistito, come dire, un film che è uscito in maniera non inaspettata completamente, perché io stavo a Venezia a fine febbraio per fare delle riprese per una produzione teatrale, diciamo sperimentale tra teatro e cinema. Stavo facendo delle riprese appunto legate a quel progetto e lentamente la città ha iniziato a svuotarsi e poi si è congelata perché è arrivato il lockdown di marzo, con Venezia che ovviamente si è svuotata prima e più di altre città, perché il centro storico di Venezia è per un buon 70-75% in realtà abitato da non residenti, frequentato da non residenti, per cui tutti i turisti, i lavoratori del turismo sono scappati prima, per cui si è iniziato a svuotare la città davanti ai miei occhi e io ho iniziato a filmare quello che mi succedeva, ma senza ben capire che cosa sarebbe stato, cosa stavo vivendo, facendo quello che tutti noi abbiamo fatto quest'anno essenzialmente, cioè provando a vivere una cosa che non ci è mai capitato di vivere e che stiamo provando a capire che cos'è, che cosa rappresenta, che cosa ci dice della vita. E questa esperienza in presa diretta dentro a una città che chiaramente racconta in maniera ancora più forte, no? Questo vuoto, perché è una città, appunto, come tutti sapete, sull'acqua, senza macchine, che quando si svuota sembra anche viaggiare indietro nella storia, no? E poi ha questo rapporto di specchio con l'acqua che ha una forza estetica ma anche esistenziale molto forte. Mentre tutto questo viaggio è diventato un viaggio anche interiore, è diventato anche un viaggio nel rapporto con mio padre che era cresciuto a Venezia, che aveva filmato Venezia, pur lui non essendo per nulla un artista, un regista, cioè era uno scienziato, un chimico fisico, si occupava proprio di molecole, appunto di movimento delle molecole. Lui ha filmato un po' Venezia con una Super 8 per divertimento negli anni 50-60 e così è diventato un po' un rapporto con lui, con la sua assenza, perché è mancato 10 anni fa, e un po' un rapporto con la fragilità dell'esistenza, una riflessione su come siamo fragili e su quanto è fragile la materia, che è uno dei pensieri che credo sia venuto, stia venendo a molti in questo anno in cui appunto delle molecole invisibili stanno modificando radicalmente le nostre vite. Che rimbalzo c'è stato tra le immagini che hai catturato e il tuo percorso interiore? La verità è che mentre raccoglievo quelle immagini si è compiuto questo percorso, cioè vivevo questo percorso, però diciamo che forse la cosa giusta che ho fatto in tutto ciò è che non mi sono mai chiesto che cosa mi stava succedendo, ma ho continuato a vivere e filmare dicendomi boh, quello che raccoglierò con la camera in qualche modo mi racconterà qualcosa. Era talmente assoluto quello che stavo vivendo, che stavamo vivendo, che non ho voluto inserirlo dentro un progetto, no? Cioè non ho deciso adesso filmo questo per raccontare questo, no? Ma ho passato delle giornate nel lockdown veneziano ad andare in giro con la camera, perché la camera era meglio del cane, perché se avevi la camera in mano stavi lavorando con la comunicazione, perché potevi andare in giro, e ho raccolto degli appunti che poi, tornato a casa riguardandoli, mi hanno raccontato delle cose e hanno iniziato a dialogare con l'altra parte del film e di questa esperienza, che è il rapporto con qualcosa di più interiore, di più intimo. E poi è stato un lavoro ovviamente di montaggio molto lungo, complesso, cioè lungo no, perché in realtà è stato intenso e abbastanza rapido, 1 mese e mezzo, però molto intenso, appunto molto denso, perché ogni giorno lavoravamo tante ore dentro a questo materiale e dentro anche al materiale, diciamo appunto più delicato di rapporto con me stesso, con mio padre, che ha lavorato con complessità, insomma, in dialogo con le immagini. E ne è nato un film in cui per la prima volta uso tanto la mia voce, in cui per la prima volta c'è tanta musica, cioè è un film che chiaramente ha delle differenze evidenti con gli altri miei film, insomma, perché è stato tutto molto diverso, vissuto, insomma, chiaramente. Disponibile in streaming su Zalab da martedì 15 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Segre. Un abbraccio, un in bocca al lupo. Alla prossima, Andrea. Ciao Fede, grazie, a presto. Ciao ciao.